Buongiorno, buongiorno, oggi è domenica 9 novembre, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio altoatesino, ci sarà alternanza di nuvole e sole, non mancheranno purtroppo anche le piogge. Abbiamo Mohamed Al-Masmoudi in regia, alcune notizie di cronaca nera delle ultime ore, i cui dettagli li troviamo anche sul nostro sito internet goinfo.it. Ad esempio i problemi di ieri sera a Brunico, 6 edifici allagati, 70 le persone evacuate, tutto questo causa un guasto, una rottura di una condotta. Tutto questo è accaduto in pieno centro a Brunico, una condotta che pompa l'acqua dal fiume Rienza. Fortunatamente nessuno è stato rimasto ferito, ma notevoli i disagi considerando anche l'ora nella quale è accaduto questo problema. Sempre per la cronaca nera, ci sono stati problemi ieri sulla statale della Valpusteria a causa un incidente, uno spettacolare incidente, una Mini si è rovesciata, è finita a ruota all'aria, ferita la ragazza di 20 anni che si trovava all'interno di questa automobile, probabilmente all'origine dell'incidente anche il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. E allora, come detto, con l'aiuto di Mohamed Al-Masmoudi diamo un'occhiata anche alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, Compaccer, leader con i fatti. L'intervista, lo stile del presidente della provincia di Bolzano, dialogo, ma poi concretezza. Il premier Renzi dice: mi piace perché è determinato riguardo appunto il presidente del Consiglio. Il governatore fa il bilancio del suo primo anno di attività. La situazione è grave, la situazione tra le più gravi è quella al Fondo Sociale Europeo. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige. Scende dal bus, cade, muore. La tragedia ieri si è consumata a Bolzano. La vittima è una donna di 63 anni. Vedremo tra poco i dettagli di questa brutta notizia. La tragedia si è consumata in pieno centro a Bolzano. Sempre per la cronaca a livello locale con il settimanale Zet che troviamo in edicola ogni domenica al posto del quotidiano Dolomite. L'apertura è dedicata ai problemi di ieri sera a Brunico con l'allagamento causato dal malfunzionamento di una pompa per risolvere alcuni problemi. La ZET parla di un centinaio di persone che hanno dovuto lasciare momentaneamente le proprie abitazioni. Grande lavoro da parte dei vigili del fuoco. Sempre per la cronaca, siamo a livello nazionale ed internazionale con la Bild am Sonntag. Vi proponiamo la cronaca che arriva dalla Germania in apertura. E all'interno, a pagina 2, 3, 4 e 5, una lunga intervista a Hans Dietrich Genscher, 87 anni, è stato ministro degli esteri per una ventina di anni. Una lunga intervista, come detto, sulla Bild am Sonntag di oggi per raccontare la storia prima e dopo la caduta del muro di Berlino. Un personaggio noto in tutto il mondo che dà la sua lettura personale di come è cambiata l'Europa e l'intero pianeta. Torniamo alla cronaca in lingua italiana con il Corriere della Sera. L'apertura è dedicata alle annunciate probabili dimissioni del presidente napoletano. Così Napolitano lascerà il Colle. A dicembre è previsto l'annuncio, poi le dimissioni nel mese di gennaio. Grasso sarà supplente per una quindicina di giorni. Il Premier dice: il Presidente della Repubblica è garanzia per il Paese e si è già aperta la difficile partita per il successore. La foto e le immagini che hanno fatto il giro del mondo e che hanno commosso l'intero pianeta. Questa donna di 77 anni in Gran Bretagna, gravemente malata di tumore, ha voluto salutare per l'ultima volta il cavallo che aveva accudito e curato per una serie di anni. I dettagli di questa notizia la troviamo a pagina 23, la favola triste di Sheila che dice addio all'amico cavallo, malata di tumore. La donna ha chiesto l'incontro e poi si è spenta poco dopo. Lasciamo il Corriere della Sera, passiamo alla cronaca economica con il Sole 24 Ore. Fondi dell'Unione Europea, 17 miliardi da spendere in 14 mesi per evitare il taglio. Il Sud Italia dovrà investire 13 miliardi. Strada in salita per il piano 2007-2013. Renzi, intanto, all'inaugurazione della variante di Valico, dice basta con la rassegnazione. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. Abbiamo visto l'apertura dedicata purtroppo alla cronaca nera con la brutta notizia di una donna che ha perso la vita scivolando
scendendo dal bus in pieno centro Bolzano, ci si occupa in apertura anche della riforma sanitaria. L'ordine dei medici dice la riforma va bene, Stocker avanti tutta, i sindaci non possono decidere sulla sanità. Tutto questo in merito alle polemiche di alcuni rappresentanti dell'SVP, soprattutto quelli della periferia, che minacciano addirittura di non presentarsi alle elezioni del prossimo anno. Via Roma, la ciclabile che viene asfaltata di notte, lavori pubblici, nella notte sono stati realizzati i lavori di asfaltatura della rinnovata Via Roma con tanto di ciclabile. No della procura per quanto riguarda il caso del fallimento della Sava Utensili, la procura ha rigettato la richiesta di sospensione, sono troppi i debiti, però l'inchiesta sui presunti tassi da usura subite dall'azienda che ha puntato il dito contro alcune banche locali, questa inchiesta prosegue. C'è una ricetta per il rilancio di Oltrisarco, un gruppo di lavoro che inizia ad proporre alcune soluzioni per cercare di salvare questo rione di Bolzano. 70 camion riempiti di vestiti usati, iniziativa che si ripete ogni anno da parte della Caritas della provincia di Bolzano per evitare sprechi inutili e per dare un po' di sollievo a chi si trova veramente in difficoltà. L'intervista a Salghetti, la vera sfida sull'energia inizia adesso, tutto ruota intorno, sappiamo, all'accordo tra SE Hydropower, e cioè SEL ed Enel, riguardo l'acquisizione delle quote totali delle centrali idroelettriche. Il compleanno della società ciclistica Adriana, 60 anni da signora, la festa della storica società ciclistica che ha scoperto anche la nota atleta Belluti. Andiamo nel dettaglio allora di una delle notizie, quella di apertura: scivola scendendo dal bus e muore, la tragedia davanti alla stazione dei treni, la vittima è una bolzanina di appena 63 anni, ha picchiato la testa sul marciapiede, insieme alla donna c'era anche il marito che l'ha fatta sedere in stazione, ha chiamato i soccorritori del 118, inutile poi la corsa in ospedale, la bolzanina è morta ieri mattina alle 6 causa una emorragia cerebrale. Ancora con la cronaca locale, con il dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige, oltre all'intervista che leggeremo tra poco al presidente Compaccer, un bilancio del suo primo anno di attività, ci si occupa dell'energia, l'effetto dell'accordo con Enel, la provincia dice abbasseremo le bollette elettriche, e ancora l'incontro tra Brugger e Dell'Ai, dobbiamo far conoscere le specialità non solo a livello locale ma a livello nazionale. Il SIULP, il sindacato della polizia, protesta, tagli pericolosi alle forze dell'ordine. E poi medici mobilitati sulla riforma e sulle specializzazioni, sanità, l'assemblea dei medici. E sesto quartiere, però i membri diminuiscono, decentramento in comune di Bolzano, non mancano i problemi, soprattutto per quanto riguarda Firmian, Casanova, Druso Ovest, Prati di Gries. Belluti, l'atleta, anche sul Corriere dell'Alto Adige, rilascia un'intervista riguardo l'importanza dell'attività per 60 anni della società ciclistica Adriana. La Adriana mi ha dato forza, dice l'atleta bolzanina, festa per i 60 anni, Callovi commuove la platea. Allora andiamo a vedere il dettaglio della notizia di apertura, con l'intervista al presidente Compaccer, che potete leggerla a pagina 3. Ad un anno dalle elezioni, il governatore rivendica con fermezza la propria leadership. Fondo sociale, la situazione è effettivamente molto grave, presto la nuova delibera. Il Consiglio Comunale di Bolzano, sono troppi, 45 consiglieri, e in tema di espropri bisogna cambiare i metodi, la linea di Compaccer, lo stile di Compaccer, dialogo, ma poi concretezza in tema di autonomia, dice, la trattativa finanziaria con Roma ha avuto un risultato molto positivo e inatteso. E per quanto riguarda il ruolo e la figura del Premier Renzi, Compaccer dice, con il Presidente del Consiglio si può discutere sui modi, ma continua a piacermi la sua determinazione. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo al dettaglio della cronaca in lingua tedesca a livello locale con il settimanale Zeit. Abbiamo visto poco fa in apertura i dettagli di quello che è accaduto ieri sera a Brunico con il guasto ad una delle condutture, inevitabili i disagi, 70, 80, 90 famiglie evacuate, tutto comunque si è risolto per il meglio. La Zeit dedica spazio anche alla riforma sanitaria, sappiamo, ci sono i medici che appoggiano questa riforma, ci sono
però anche coloro che la criticano pesantemente, soprattutto in periferia. E ieri al Wine Festival di Merano, grande festa anche per la presentazione di una birra decisamente particolare. I dettagli li troviamo anche sul sito goinfo.it. Pensate, una birra denominata pane liquido, ormai è tradizione che la Forst lanci sul mercato solo per il Wine Festival una birra particolare in occasione proprio di questa kermesse. Quest'anno è la volta di una birra realizzata con una serie di cereali, la presentazione ufficiale ieri in pieno centro a Merano. È tutto per quanto riguarda anche la cronaca da parte dei quotidiani locali. Io vi ricordo come sempre uno dei nostri tanti appuntamenti, come ogni fine settimana, cioè sabato e domenica, ritorna 2M al quadrato, la trasmissione di 4-5 minuti interamente in forma bilingue dedicata alle peculiarità, alle specificità della provincia di Bolzano. Vedete, siamo stati ospiti della Camera Iperbarica della provincia di Bolzano nel capoluogo. Vi spiegheremo come funziona questa importante struttura e perché è fondamentale per curare alcune patologie, non solo le emergenze. L'appuntamento è oggi su Video 33, dopo l'approfondimento settimanale. 7 News, c'è un sito internet www.2m2.tv/ CTO/DE a seconda della lingua che volete scegliere. Noi ora ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà in questa domenica. Benvenuti da Überbacher, abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lajon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e canederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Spec Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Siamo nello sport, Alto Adige Sport, ogni lunedì su Video 33. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. La prima webcam che vi proponiamo questa mattina ci porta a vedere qual è la situazione in Val Pusteria. Vedete, l'immagine arriva da Plan de Corones sulla conca del capoluogo pusterese, e cioè Brunico. Vedete le nuvole nel fondovalle, però all'orizzonte si intravedono anche tratti di cielo sereno. Ci spostiamo, come nostra abitudine, alle porte dell'abitato di Foresta, dando un'occhiata alla situazione in direzione della città di Merano.
Io vi ricordo che grazie alla collaborazione con l'ufficio idrografico della provincia di Bolzano vi possiamo proporre le immagini innanzitutto del satellite per vedere qual è la situazione sul nord Italia, quindi sulla nostra provincia. Vedete nuvole in diradamento, però è atteso un peggioramento soprattutto ad iniziare dalla tarda serata di oggi. Allora andiamo con la grafica sempre grazie alla collaborazione con l'ufficio meteo altoatesino per capire quello che ci attende in questa domenica di 9 novembre. Vedete alternanza di sole e nuvole, assenza di precipitazioni almeno fino alla metà del pomeriggio, temperature minime, temperature massime in linea con gli ultimi giorni. Purtroppo, come detto, per la giornata di domani e dopodomani sono attese ancora nuove piogge. Gli aggiornamenti di queste previsioni sono come sempre a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere anche per questa domenica d'inizio novembre: torneo di tennis ATP in Val Gardena, la attesa finale. E ancora prosegue il Wine Festival 2014, come sapete, a Merano, e ancora appuntamento per gli amanti del nuoto con l'edizione 2014 della manifestazione internazionale dedicata appunto al nuoto, tutto questo a Bolzano. Io vi ricordo l'indirizzo esatto del nostro sito internet www.video33.it, potete rivedere questa rassegna stampa, potete rivedere le varie edizioni dei nostri telegiornali all'interno della Mediateca Online, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. E come sempre a vostra disposizione anche gli aggiornamenti meteo in tempo reale, potete seguirci in streaming. www.goinfo.it è il portale All News da non dimenticare per rimanere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io vi ringrazio come sempre per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, state procedendo con fatica verso uno dei vostri traguardi più importanti, ma oggi qualcosa vi costringerà ad accelerare radicalmente il passo. Toro, di solito non vi fate coinvolgere da questioni che non vi riguardano direttamente. Quella di oggi sarà una giornata insolita sotto molti punti di vista. Gemelli, la difficoltà di mantenere le cose in movimento ad un ritmo veloce vi costringerà a non rilassarvi mai e a combattere con tutti i mezzi il senso di fatica e frustrazione. Cancro, oggi sarete combattuti tra due differenti opzioni. La prima vi darà la possibilità di progredire in ambito professionale, l'altra di divertirvi e distrarvi. Leone, potreste ricevere una notizia che vi procurerà dispiacere, ma questo non deve impedirvi di portare avanti i vostri programmi. Vergine, una persona con cui avete molto in comune potrebbe dire o fare cose che vi coglieranno del tutto di sorpresa. Bilancia, siete ansiosi di lanciarvi in un'attività che è allo stesso tempo nuova e vecchia. Questa prospettiva vi riempirà di energia e di entusiasmo. Scorpione, avete aspettato abbastanza a lungo di ricevere un semplice sì o no. È arrivato il momento di pretendere una risposta. Sagittario, le conseguenze di azioni irriflessive potrebbero ritorcervisi contro. Fareste bene a procedere senza fretta e a pensare bene prima di agire. Capricorno, il via vai delle persone che non sono direttamente coinvolte nelle vostre vicende personali potrebbe distrarvi e infastidirvi. Acquario, gli altri stanno aspettando che prendiate un'importante decisione. Fareste bene a non distrarvi con inutili riflessioni. Pesci, un'intuizione vi aiuterà a vedere le cose nella luce giusta e a prendere le decisioni più opportune. Molti saranno colpiti dalla vostra efficienza.